È un disco rotto, basta, lo boccia Finocchiaro per il PD. Durissimo Di Pietro, l'imputato Berlusconi si rassegna, il paese non può dimenticare i suoi 20 anni di governo. È uno spettacolo triste, cali il sipario. Cala il sipario, lo vedremo se calerà il sipario. Certo è che Berlusconi in questa settimana ha detto molte cose, ha detto prima che non si ricandidava e poi appunto lo ha confermato in qualche maniera. Oggi è stato però più preciso a chi pensava uscisse definitivamente di scena, soprattutto dopo la sua condanna. Oggi appunto è tornato a ribadire e a dire sicuramente che non lascerà il campo. E anche per quale motivo. Quando scende in campo Berlusconi, comunque la pensiate, fa sempre discutere. Noi abbiamo voluto ascoltare i pareri di due autorevoli commentatori molto diversi, da una parte Giuliano Ferrara e dall'altra Marco Travaglio. Ma direi una scena luciferina, nibelungica, il caimano nel bunker che monologa contro tutto e contro tutti. Naturalmente si può prenderla sul ridere, abbiamo dichiarato guerra alla Germania, a un governo a cui lui ha dato a sua insaputa un appoggio per un anno, al fisco dopo che è stato appena condannato per frode fiscale, oppure si può prenderlo sul serio, e cioè tanto per cambiare il cavaliere scambia e cambia le sue scelte politiche sulla base dei suoi privati guai giudiziari, è bastata una sentenza che lo dipinge per quello che è, cioè un soggetto propenso a delinquere e a frodare il fisco per revocare un passo indietro che era stato annunciato appena 3 giorni fa. Devo dire che bastava leggere l'entusiasmo con cui Giuliano Ferrara annunciava la svolta, Berlusconi sposa l'agenda Monti, passa il testimone al professore, per capire che non era vero niente, e infatti regolarmente è stato smentito. Spiace per i poveri Alfano, Frattini, Gelmini e gli altri che speravano di mettersi in salvo a bordo di qualche Montezemolo, di qualche passera, e che invece vengono ricacciati anche loro nel bunker insieme alla Santanchè, a cui invece brillavano gli occhi. Il resto è il sequel numero 80, numero 90 dell'eterno cinepanettone. Berlusconi è incerto tra due linee, allora ha deciso, perché è l'uomo più fantasioso del mondo, di interpretarle tutte e due fino in fondo da grande attore, da consumato attore. 2 giorni fa ha interpretato la linea vera di lui che rinuncia a candidarsi alla presidenza del Consiglio e delega ad Alfano e al PDL il compito di succedere a questo oltraggio giudiziario di cui è rimasto vittima, e lo ha fatto anche lì interpretando fino in fondo l'altra linea, che è quella di dire io ci ho provato a riformare l'Italia, me lo hanno impedito, certo non si può cambiare e rinnovare questo paese mettendosi agli ordini della signora Merkel. Questo ha fatto, ed ora niente, farà la sua campagna elettorale per diventare senatore in un PDL molto ridimensionato, a meno che non inventi ancora altre trovate, e dirà le sue ragioni che convinceranno credo un bel po' di italiani, perché il discorso non era mal congegnato.